cominciata con il pullman della squadra abbracciato dall'affetto dei suoi tifosi, si è conclusa con la commozione rivolta ai vissini che vegliano dal cielo. In mezzo ogni declinazione di passione biancorossa in una serata all'Hotel Baia Flaminia dedicata ai 125 anni della Vispesero, allestita da tutti i gruppi organizzati del tifo biancorosso. Travolgente la passione degli ultras che ha fatto da colonna sonora permanente ad una serata di viscerale amore al di là dei risultati. In un Flaminio agghindato di cimeli e maglie storiche sono scrosciati applausi per la carrellata di vecchie glorie salita sul palco fianco a fianco alla Vis 2023-2024. Dagli eroi di Arezzo, Arrigoni, Ortoli, De Iulis e Segarelli, in una lunga passerella che si è srotolata da Sandriani a Cantone, passando per Cangini, Mosconi, Carrettucci, Casadei, Battisodo, Magi, Giommi, Dolino, Scarpa e il DS Cioncolini. Vissini adottati da Pesaro o che lontano da Pesaro si sono legati con un cordone ombelicale mai reciso in decenni di distanza. Un cuore biancorosso che continua a battere e che ha lanciato un potente incitamento alla Vis che si giocherà tanto nel suo 126esimo anno. La sento molto, la responsabilità, il peso, l'importanza della storia, della tradizione di questo club. Ecco, il senso di responsabilità è la prima cosa che mi viene in mente. Penso che vedo la Vis come un bene, un patrimonio prezioso che va custodito e va protetto e fatto crescere. Per me ha un valore doppio, un'emozione grande vivere questo momento di festa per celebrare una società importante, una società storica, e per me è motivo di grande orgoglio. Tra l'altro, essendo, come dicevi prima, di Pesaro, indossare questa maglia è veramente una cosa, è un'emozione molto, molto importante. Si respira veramente una grande passione da parte della città e a noi, specialmente in quest'anno, devo dire che i nostri tifosi sono veramente il nostro uomo in più, perché comunque ci sostengono dall'inizio alla fine. Penso e spero che abbiano capito quello che stiamo cercando di fare noi durante le partite. C'è un gruppo di ragazzi fantastici, stasera lo dimostra anche l'unione che c'è tra noi e la tifoseria, questa è la cosa più importante, quindi adesso cercheremo di fare qualcosa di importante per cercare di portare la Vis dove merita e di conquistare questa salvezza con più facilità. Ecco. È veramente emozionante, è una cosa che secondo me vale anche molto di più dei risultati, perché i risultati e il calcio spesso è effimero, c'è il risultato però poi chissà non c'è. Avere tanta gente così appassionata da emozione, da gusto, da soddisfazione, è quello per cui da quando sono bambino penso di dover far calcio, da quando avevo 4-5 anni ho iniziato a far calcio, questa qui era l'emozione che ricercavo.